Oggi è una giornata clou, la giornata clou per l'Università di Sassari, perché rappresentiamo la ricerca scientifica, ma una ricerca scientifica applicata. Quindi il territorio è interessato, le scuole, i nostri studenti delle scuole superiori, che sono il nostro futuro, la nostra futura classe dirigente, avrà l'opportunità di sviluppare le loro passioni, avrà l'opportunità di scegliere le loro passioni, semplicemente con una rappresentanza dell'attività scientifica di tutti i dipartimenti e di tutti i miei colleghi. Qualunque scelta voi farete, dovrà essere per voi una prospettiva per crescere innanzitutto come persone. Noi abbiamo il compito di costruire quelle opportunità, rendere la nostra città, il nostro Ateneo e tutto il nostro contesto un luogo in cui poter incontrare, un luogo in cui poter crescere, un luogo in cui poter, come dire, sviluppare tutte le vostre capacità. E quindi credo che ciascuno di noi nelle scelte debba ascoltare quella voce che canta dentro, nella quale uno sente le sue sensibilità. La Notte Europea dei Ricercatori è un evento europeo, contemporaneamente avviene in tutte le nazioni europee. In Italia avviene in più di 30 nazioni. Noi siamo all'interno di un progetto, un sottoprogetto in cui sono 15 città. E questo è l'evento centrale, ma ci sono tanti eventi satelliti, un po' anche del territorio, no? Se vedete il programma che è sul sito dell'università, vedete quanti eventi, anche a Tempio, cioè abbiamo degli eventi ad Asinara, abbiamo degli eventi un po' distribuiti.